Euroregione News. Festival di Magliano 2019, come sempre un programmone. Il Festival di Magliano, una delle rassegne più longeve del Friuli Venezia Giulia, è in arrivo dal 20 luglio al 15 agosto, per la 59esima volta, senza che entusiasmo, passione ed impegno per organizzarlo siano venute meno, e a confermarlo più che mai il calendario, decisamente di richiamo internazionale, soprattutto nella corposa agenda musicale in collaborazione con Azalea. Il festival sfodera sul palco veri e propri miti della musica internazionale, The Darkness, hard rock inglese, che ha firmato successi planetari, da sempre accostata a mostri sacri come gli AC/DC, Led Zeppelin, T-Rex, The Queen. L'icona della musica indie italiana Calcutta e Jethro Tull, leggenda del progressive rock in tour mondiale per i loro 50 anni di attività, fino ai Pink Sonic con una serata evento dedicata ad un tributo ai Pink Floyd. Per questi artisti i biglietti sono in vendita sul circuito Ticket One. Il Festival di Magliano non si ferma qui, perché propone i New York Ska Jazz Ensemble. Ad ingresso gratuito i Creedence Clearwater Revived e i Toys, l'80 Festival con Viola Valentino, Tony Esposito e i Gazebo. Altro evento di grande qualità ha per protagonista The Strange Kind of Woman, con il tributo ai Deep Purple, tutto al femminile. Ma ci saranno i tributi anche ai Queen, a Mina, Celentano, a Battisti, ai Pua, a Vasco Rossi e i concerti rock di Mayday 28, come anche eventi dance di Passion Privé e l'evento Italiamo con Radio Company. Torna anche il concorso Canoro, un gallo per l'estate per aspiranti cantanti, e la quinta rassegna Fisarmonicisti Alpe Adria. Senz'altro presentiamo un'edizione ricca veramente di eventi. Si spazia dalla musica con i grandi concerti, grazie alla collaborazione sempre di Azalea, e quindi partiamo subito con The Darkness, passiamo poi a Calcutta, ai Jethro Tull, ai Pink Sonic, per dopo non dimenticarci tutte le cover e anche un evento a ingresso gratuito che sarà i Creedence insieme ai Toys, che faranno una bellissima serata ad ingresso gratuito. Quindi un festival ricco veramente di musica. Ecco, musica internazionale, grandi gruppi sicuramente di richiamo. Il festival però non è solamente musicale, anche se effettivamente l'elemento di richiamo è forte dal punto di vista musicale, ma c'è molto altro. Sì, senz'altro è un contenitore di eventi, per cui non ci fermiamo solamente alla musica. La cultura spazierà dalla mostra personale di Flore Ancic, che ringraziamo proprio per aver accolto la nostra proposta di location e di proporre le sue opere all'interno del festival. Poi avremo anche la scuola mosaicisti di Spilimbergo con le opere degli alunni della scuola, quindi un bello spazio, una bella promozione anche per il nostro territorio. Il premio Promaiano a Don Alessio Geretti, e senz'altro va ricordato, oltre alla cultura, anche l'enogastronomia, un fiore all'occhiello del nostro festival. Molte sono le proposte agroalimentari che proponiamo di anno in anno con grosso successo, direi, perché vediamo sì che i visitatori arrivano per i grossi eventi, per i concerti, ma molti tornano in più e più sere proprio perché si trovano bene con l'enogastronomia. Un'area food lì sul posto, ma anche proiettata sul territorio attraverso un'iniziativa quest'anno. Un'iniziativa nuova, ci siamo legati alla Strada del Vino dei Sapori con la Regione Friuli Venezia Giulia. Porteremo un po' a spasso i nostri visitatori in due sabati, il 3 e il 10 agosto. Ci sarà la possibilità di accedere attraverso una corriera al nostro territorio. Tanta musica, ma anche i mix di cultura, sport e gastronomia. Il premio Promaiano 2019 viene assegnato a Don Alessio Geretti, delegato episcopale alla cultura, meritato incarico per essere anima delle grandi mostre organizzate dal Comitato San Floriano a Illegio. L'Eusport dà spazio alle ruote del passato con il club Alfa Romeo di Maiano, il calcio a 5 con il torneo Culinar League e al Nord Walking con l'evento Passi di Festival, aperto anche agli amici a quattro zampe con il Walking Dog. Come sempre ricca l'offerta gastronomica con le specialità austriache e bavaresi del Beer Garden, l'enoteca, e con la cucina prosano, sensibile e speciale di Integraldo. Per i più piccoli un ampio ventaglio di proposte con il Bimbo Day e con il gioco a squadre puliamo il nostro territorio. Come Stefanutti ci ha raccontato, quest'anno il festival ha anche pensato di portare a spasso i visitatori sulla Strada del Vino e dei Sapori, con visite guidate a cantine, distillerie, birrifici e macellerie del territorio friulano. Euroregione News.